Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. So che chi mi segue è da tanto che lo aspetta, finalmente eccomi qui a parlarvi della mia lavatrice, a raccontarvi come mi sto trovando, se conviene acquistarla o meno, sempre riguardo la mia esperienza. Quindi vi parlerò di come io mi sto trovando, se mi sono pentita, se ho fatto bene ad acquistarla e quindi se vi suggerisco di acquistarla. È ovvio che poi, appunto, come vi ho detto prima, tutto riguarda sulla mia esperienza ed è giusto che ognuno poi faccia ciò che vuole, ma ci mancherebbe. È solo un video così informativo con delle informazioni appunto personali. Prima di tutto però vi faccio tantissimi auguri, sono le ultime ore del 2019, finalmente, io non vedevo l'ora che finisse quest'anno, quindi tra pochissime ore festeggeremo il 2020, quindi allora, quale momento migliore per scambiarci gli auguri? Per chi mi segue su Instagram ce li siamo scambiati già anche là, vi ho postato la foto, più tardi farò delle storie. Per chi non mi seguisse e ha voglia di seguirmi, mi trova su Instagram come Barbie Mare YouTube, tutto in minuscolo, tutto attaccato. Comunque nell'info box giù vi lascio appunto il nome del mio profilo su Instagram. Nel frattempo tantissimi auguri a me e a voi, a tutti coloro che mi seguono, a tutti coloro che mi vogliono bene, a cui voglio bene e a tutti coloro a cui voi volete bene e che amate e che vi vogliono bene. Quindi per un meraviglioso 2020 tantissimi auguri e in più ringrazio tutti coloro che sono stati con me qui nel canale tutto l'anno del 2019 o parte del 2019, perché negli ultimi mesi ci sono stati tantissimi nuovi iscritti, quindi ovviamente oltre a ringraziare gli iscritti di sempre ringrazio anche i nuovi iscritti e spero che tutti coloro che mi stanno seguendo qui sul canale, spero che comunque ci saranno anche nel 2020, quindi spero che anche nel 2020 mi accompagnerete in questa mia avventura nel canale. Quindi tanti auguri, buon 2020. Ok, adesso parliamo della lavatrice, dell'asciugatrice, scusatemi. Allora, questa è la mia appunto asciugatrice. Allora, io ovviamente vi posso parlare del mio modello. Comunque questa è un 8 point Harrison con una capienza di 8 kg. Come tutte le altre asciugatrici ha tantissimi programmi, allora io usandola in questi mesi, non ho fatto il video prima semplicemente perché aspettavo la bolletta della luce per darvi appunto dei dettagli maggiori. Allora, per quanto riguarda la bolletta della luce, per una come me che la usa solamente al momento del bisogno, cioè non ne sto approfittando assolutamente, se guardo il meteo e vedo che fuori non piove, non pioverà, allora io stendo fuori. Quindi l'asciugatrice non la vado ad usare, proprio diciamo per una questione di risparmio, tutto qui, perché comunque i risultati che io ho dall'asciugatrice non ce l'ho sicuramente dai panni stesi fuori. Uno, due, quindi la uso o se i panni che ho lavato e che quindi devono essere asciutti mi servono urgentemente, o perlomeno in giornata, nella mezza giornata, allora a quel punto la vado ad usare, oppure appunto se so che fuori piove o pioverà, e allora cioè inutile stendere i panni fuori. Quindi diciamo che ormai la pioggia non mi blocca più, perché prima ero limitata alle condizioni meteorologiche, nel senso che se pioveva o stendevo dentro negli stendini oppure non lavavo. Quindi adesso, a prescindere dal tempo, posso lavare ed avere pronto già asciutto tutto. Allora, mi aiuta in quattro cose, quindi mi dà ben quattro aiuti. Allora, il primo mi asciuga la roba, e questo lo sanno pure i muri, lo sanno tutti. Quindi, perché l'asciugatrice appunto mi asciuga la roba. Ovviamente meno panni mettiamo all'interno del cestello e prima l'asciugatura è terminata. Due, il secondo aiuto è che comunque dà una morbidezza che non ha eguali ai panni, sia per quanto riguarda maglioncini, quindi lana, felpe, soprattutto io me ne sono accorta dalle lenzuola e dalle asciugamani, quando praticamente mi vado ad asciugare con l'asciugamano del viso, cioè un asciugamano che esce dall'asciugatrice è sicuramente più morbida rispetto ad un asciugamano che
viene, diciamo, ritirata dai panni stesi fuori. Non c'è paragone, non c'è ammorbidente che è uguale a tale morbidezza, assolutamente, quindi mi dà tantissimo aiuto anche in questo, tutto più morbido, quindi tutto più facilmente da piegare e da riporre. Terzo aiuto, mi profuma tantissimo il bagno, perché, e questo sarà un argomento che riguarderà poi un secondo video riguardo l'asciugatrice, perché io, e chi mi segue già appunto lo sa, ho in programma di fare un video perché ho scoperto, e non è stato facile, perché tanti dicono che panni profumati con l'asciugatrice. Evidentemente sono stati fortunati a trovare il metodo adatto, invece io veramente ho faticato a trovare veramente un metodo adatto per avere in realtà i panni profumati dall'asciugatrice e quindi a quel punto anche l'ambiente attorno profumato, perché tutta l'aria praticamente che esce si va ad espandere nell'ambiente, quindi se l'aria che esce dall'asciugatrice è profumata, in automatico tutto l'ambiente attorno all'asciugatrice è profumato. Quindi questo è il terzo aiuto, mi profuma tutto il bagno adesso che ho scoperto il metodo, e quindi vi farò un video su come avere i panni profumati grazie all'asciugatrice. E in più il quarto aiuto che mi dà è che vado a risparmiare sui riscaldamenti. Voi mi dite come? Cioè che c'entra l'asciugatrice con i riscaldamenti? Eh sì, ebbene sì, c'entra, perché io ho notato che, allora, se mi serve l'appartamento caldo è ovvio che vado ad accendere i riscaldamenti nelle varie stanze. Se invece in quel momento o sto poco a casa o già l'appartamento è caldo ma voglio il bagno ancora più caldo perché ho voglia di lavarmi, insomma mi serve il bagno più caldo, posso evitare di accendere il riscaldamento in casa sempre se ho in programma di accendere l'asciugatrice, perché l'aria calda che mi esce dall'asciugatrice, che diciamo si sente anche toccando, quindi si evapora il calore anche attraverso, diciamo, soprattutto questo lato qua, quindi dalle pareti, e evapora questo calore caldo che in realtà mi va a riscaldare tutto il bagno. Addirittura quando ho l'asciugatrice accesa mi riscalda il bagno prima rispetto a quando accendo i riscaldamenti. Quindi questo è un quarto aiuto che io ho trovato. È normale che non vado ad accendere l'asciugatrice perché voglio il bagno più caldo? Assolutamente no. Però faccio combaciare spesso i momenti in cui ho l'asciugatrice aperta a farmi la doccia. Ecco, perché mi conviene. Poi posso anche magari avere i riscaldamenti accesi, però se ho anche questa accesa, qui dentro c'è un forno fantastico ed è una meraviglia. Allora, io spero di esservi stata di aiuto. Nel frattempo però vi faccio vedere come in realtà uso l'asciugatrice e come in realtà bisogna curarla, perché appunto ha bisogno di una manutenzione. Perché? Per ridurre i tempi di asciugatura, per dare più vita all'asciugatrice, quindi che in modo che l'asciugatrice ci duri di più, ci sono appunto dei piccoli accorgimenti che bisogna fare spesso, ma sono molto veloci, e quindi in automatico, se comunque l'asciugatrice riduce i tempi dell'asciugatura, è normale che va tutto a coincidere sulla bolletta, quindi andiamo a risparmiare anche sulla bolletta. Quindi vi consiglio di guardare adesso tutte le immagini che io vi mostro per quanto riguarda appunto l'uso e la manutenzione, quindi la cura dell'asciugatrice. Nel frattempo però, se avete dei dubbi, e magari io non ci ho pensato a rispondere al riguardo, scrivetemelo giù nei commenti, così se so rispondervi vi rispondo tranquillamente. In più fatemi sapere se avete trovato, chi ce l'ha già, altri aiuti che l'asciugatrice dà e che magari io ancora non ho notato, quindi ho bisogno anche delle vostre informazioni, che sono sempre preziosi. Di nuovo tanti auguri per un 2020 meraviglioso per tutti noi, vi mando un bacio e vi lascio a tutta la cura e l'uso dell'asciugatrice. Nel frattempo vi chiedo di lasciare un bel like e mi raccomando, se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché io vi aspetto tutti. Buona visione! Allora, ha appena finito la mia lavatrice.
di lavare i tappeti. Allora, i tappeti sono quelli del bagno, non erano completamente oppure tanto sporchi e quindi ho pensato di fare un lavaggio rapido, temperatura a freddo, solo che una caratteristica del mio lavaggio rapido, quindi della mia lavatrice, che non va tanto d'accordo con l'asciugatrice. Ecco qui che la lavatrice ha finito, e la centrifuga di questo lavaggio, perché mi va a centrifugare a 800, mentre per avere un massimo risultato dall'asciugatrice conviene andare a mettere dei panni centrifugati con la massima potenza della lavatrice. Nel mio caso la mia lavatrice va ad un massimo di 1200, quindi cosa faccio? Il lavaggio è terminato, vado a mettere il simbolo della centrifuga più lo scarico, che è questo, ci metterà 10 minuti. Ecco, questa è la centrifuga, che poi vabbè, ovviamente posso regolare, però adesso i tappeti sono stati strizzati a 800 giri, vedete che comunque vabbè, posso scendere. Faccio massima centrifuga 1200, avvio al programma e ci vediamo appena finirà. La centrifuga ha finito, quindi cosa faccio? Spengo la lavatrice, apro l'oblò. Apro l'oblò dell'asciugatrice, così me lo tengo pronto. Tra l'altro, all'interno dell'asciugatrice c'ho la sfera magica dell'asciugatrice. E so che tanti di voi stanno aspettando il video su come profumo i panni all'interno dell'asciugatrice e quindi come a quel punto vado a profumare anche il bagno, perché comunque l'aria profumata esce da qui, quindi mi profuma anche il bagno. E lasciatemi tantissimi like in modo che io capisca che volete appunto il seguito di questo video, cioè oltre all'uso e alla manutenzione in cui parleremo oggi, vi parlerò anche di come profumare i panni grazie all'asciugatrice. Adesso, dato che vado ad asciugare i tappeti, quella non mi serve, quindi ne posso fare anche a meno, vado a prelevare i tappeti e li vado a mettere su dall'asciugatrice. Non vado ad aggiungere nessun tipo di profumatore, tanto comunque non mi serve per il momento, sono già non tanto ma leggermente profumati grazie al detersivo che ho usato in lavatrice, quindi la lavatrice è completamente vuota. Vado a chiudere l'oblò dell'asciugatrice, l'accendo. Ok, l'asciugatrice è accesa completamente. Vado a scegliere il programma. Allora, l'ultimo programma che ha effettuato la mia asciugatrice è stato il numero 11, che è un programma adatto per le lenzuola, perché appunto ho fatto asciugare le lenzuola. Adesso invece, dato che riguarda i tappeti che sono comunque per terra, preferisco andare ad usare un'asciugatura che va ad eliminare quasi al 100% gli allergeni, quindi un anti-allergy. Quindi io conosco appunto la mia asciugatrice, torno indietro e vado al lavaggio numero 6. La mia asciugatrice stabilisce il peso che c'è all'interno dell'oblò e quindi a questo punto è proporzionata anche la durata dell'asciugatura. Vado ad azionarla e lei è partita. Guardate il mio pigiama. Si vede come sono vestita. Ok, e i miei tappeti stanno iniziando ad asciugarsi. L'asciugatrice ha finito, quindi cosa faccio? Vado ad aprire l'oblò, ecco qui, e vado a prendere, diciamo, i tappeti che sono completamente asciutti. Eccoli qua, sono uno, due, questo qua con i due Yorkshire, e poi l'altro, quello più spesso, che è questo qua. Sono molto contenta di aver scelto l'anti-allergy e adesso
è così bello avere l'asciugatrice che io cosa faccio? Ho i tappeti lavati, quindi puliti, asciutti. E ho la possibilità di metterli subito al loro posto. Quindi praticamente sono rimasta senza tappeti in bagno solo per alcune ore. Questo con Yorkshire va qui al suo posto, perché comunque è grigio come lo blu della lavatrice, quindi mi piace tantissimo metterlo qui. Tra l'altro la morbidezza di questi tappeti, cioè, è indescrivibile, perché sono morbidissimi, l'asciugatrice li rende molto molto morbidi. E questo davanti alla doccia, che è bello spesso e quindi inzuppa molto bene. Adesso che ho sistemato tutti i tappeti, devo pensare alla manutenzione della mia asciugatrice. Allora, cosa vado a fare? Vado ad estrarre questa parte qui, che è un cassettino che si estrae, dove all'interno c'è l'acqua. Questa è l'acqua che l'asciugatrice ha tolto dai tappeti. Vedete quant'è? È tantissima. C'è un tappo all'estremità e io lo vado a svuotare all'interno del lavandino. Questo è il buco dal quale esce l'acqua. Guardate quanta acqua. Ora, per chi ha già l'asciugatrice lo sa già, ma io che ce l'ho da qualche mese, cioè, e che questa è poca, cioè questa è poca rispetto a quella che tolgo, soprattutto quando vado a lavare le lenzuola oppure dei panni. Comunque questa è tutta l'acqua che l'asciugatrice ha asciugato, quindi ha estratto dai tre tappeti. Ho reinserito la vaschetta, adesso passo a questo filtro che si trova proprio all'inizio dell'asciugatrice. E guardate, cioè, calcolate che io lo pulisco tutte le volte, ogni asciugatrice, però addirittura è fuoriuscita la polvere, i pelucchi. Adesso vi faccio vedere quanti pelucchi ci sono. Questo filtro si apre da qua, non vi spaventate, cioè mi capisce solo chi c'ha l'asciugatrice, perché anche per me era il colmo, guardate. Cioè, ecco perché è consigliabile togliere i pelucchi, guardate, tre tappeti, è consigliabile togliere i pelucchi dopo ogni asciugatura, vedete? Cioè, ancora la spia del filtro pieno non mi è comparsa, non si è illuminata, però, cioè, capite che comunque per avere una maggiore asciugatura conviene avere sempre i filtri puliti. Lo riposiziono al suo posto e adesso c'è quest'altro filtro che io, per non rompermi le unghie, ho bisogno di aprirlo in un'altra maniera. Aspettate un attimo che vi faccio vedere. Mi sono aiutata con una matita, come faccio sempre. Allora, qua c'è la maniglia che si estrae, quest'altro filtro, ups, aspettate che mi sono incastrata, ok, questo di solito è, diciamo, in ottime condizioni rispetto a quello precedente, e questi sono comunque i pelucchi dei tre tappeti. Considerate che tutti questi pelucchi sono niente rispetto a quello che tolgo appunto quando riempio l'asciugatrice. E anche questi vado a toglierli. Ok, ho ripulito tutto per bene anche questo filtro. Questi sono praticamente degli accorgimenti per avere un'asciugatrice più funzionale possibile. Aspettate che con una mano. E quindi più duratura. Che poi alla fine io sto perdendo un po' di tempo perché sto facendo il video, però poi veramente ci vuole poco poco tempo. Ora, ecco, è questo il verso. Scusate, ma non riesco a... Niente, ho bisogno dell'altra mano, si è aperto. Filtro inserito e vado a chiudere lo sportellino, vado in castro. E questo è tutto quello che serve per avere appunto un'asciugatrice in ordine e perfetta. Ovviamente poi
Per una maggiore igiene e quindi estetica, conviene comunque andare a togliere spesso e volentieri la polvere che si accumula tipo qui, oppure qui su, oppure magari qui. Vabbè, ma questo è normale. Praticamente la stessa identica routine che serve poi per la lavatrice. Grazie per aver visto il video fino alla fine e niente, con la speranza appunto che mi seguiate durante anche tutto il 2020 e anche dopo, vi mando un bacio grandissimo e buonissimi festeggiamenti per il 2020. Ciao ciao e a prestissimo con un nuovo video.